Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi un altro video acquisti AliExpress. Sono arrivate altre cosine, ormai mi manca giusto poche cose, poi dovrò aspettare gli arrivi dell'11/11, però quelli ormai so già che arriveranno nel 2018, per cui niente. Ci spostiamo sulla mia scrivania, così apriamo i pacchettini e li vediamo tutti in dettaglio. Eccoci qua. Allora, cominciamo subito. Innanzitutto, ripeto che io ovviamente ho già aperto tutto perché, arrivando un poco per volta, ero curiosa e non potevo aspettare di avere qualcosina per fare il video. Allora, qui sono arrivate le... penso siano le... no, forse ce n'è in giro ancora un sacchettino di paillette che mi devono arrivare. E queste sono altre fiocchi di neve argentati stavolta, e sono grandi poco più di un centimetro. Poi altro pacchettino. Allora, qui abbiamo altre paillette. Allora, come al solito, il venditore, presumo sia lo stesso dell'altra volta, mi ha mandato questo pizzo in omaggio. Stavolta è nero, l'altra volta l'avevo ricevuto bianco. E le paillette che ci sono queste a forma di coniglietto. Sacchetto nel sacchetto. Eccoli qui, guardate come sono carini. Così anche per Pasqua sono a posto, sono già a posto. Carinissimi. Poi altro pacchettino, anche qui altre paillette. E queste sono dei fiorellini di vari colori. Non sono piatti, ma sono un po' incurvati, non so se potete notare. E sono tipo olografici, nel senso che con la luce riflettono un po' vari colori. Molto molto carini anche questi. Poi altro pacchettino, altre paillette. Allora, questi che sono i fantasmini, erano un po' a tema Halloween, ma oramai è passato, quindi li useremo per l'Halloween dell'anno prossimo. Anche questi carini, sembrano quasi i fantasmini di Pac-Man. Non so chi si ricorda il gioco a Pac-Man. Scusate, sono un po' raffreddata, forse sentite la mia voce. Poi altre paillette. Queste sono a forma di mela, troppo carine anche queste. E come già altre paillette che ho ricevuto, anche queste hanno due buchini, quindi si possono magari cucire su qualcosa oltre che usarle per fare delle shaker. E queste altre paillette, queste sono un po' più natalizie. E sono i bastoncini, tipo i bastoncini di caramella. Anche questi, tutti i colori ovviamente, molto carini. Quindi questo si potranno sicuramente usare per fare i biglietti di auguri di Natale, i biglietti per accompagnare i pacchetti. Opa. Poi altro pacchettino, altre paillette. Queste sono per San Valentino. Allora, guardate, stupendi questi cuori rossi. Guardate che bello, proprio belli. E poi, sempre per San Valentino, ancora più belli, le paillette a forma di bocca. Guardate come sono carine!
bellissime. Anche qua faremo dei bigliettini d'auguri o delle shaker card per San Valentino. Mi sono portata avanti conoscendo i tempi di AliExpress. Allora, diciamo che c'è stata una giornata che sono partita con gli acquisti cartopazzi e sono andata un po' a tema. C'è stato il tema delle paillette, che ho comprato paillette per tutti i tipi, tutti i gusti. Poi c'è stato il periodo dei clear stamp. E appunto l'ultimo pacchettino che ho da aprire, che ho aperto, sono dei clear stamp. Allora, anche qua se ve le faccio vedere uno per volta, le sirene. Le sirene, guardate anche queste come sono pucciose, carine. Spero che le vediate. Aspetta, vediamo se riesco con un foglio bianco, forse si vedono meglio. Allora, guardate che carine. Ci sono le due sirene, poi c'è il pesciolino tipo quello di Nemo, come si chiama? Dory. Altro pesce, la stella, le stelle, un pesciolino piccolino, un'altra sirena, le alghe, il castello, poi c'è Waving Hello, Sending You Oceans of Love, altri pesciolini, le bollicine, un'altra sirena, You Mermaid to be How Some, Little Mermaids. Sono troppo carini. Anche questi sono in stile My Favorite Things, ve li faccio vedere meglio. Tra l'altro non so se riesco a mettervi il link, perché questi, almeno quelli che avevo preso l'altra volta dagli unicorni, non c'è più il link, quindi mi sa che sono finiti o non li vendono più. L'altro clear stamp cucciosissimo è questo delle fatine. Guardate che carine! Qui c'è un fiorellino, la fatina, Have a Fairy Nice Day. Poi abbiamo quest'altro fiore, questa coccinella. Poi qui c'è un altro fiore, c'è un cupcake, c'è la scritta Hello, ci sono le stelline, altre due fatine, la coroncina, i funghetti, un'altra fatina, stile trilli, altri funghetti. E poi abbiamo la scritta Believe in Magic e Little Fairies. Io li adoro, questi clear stamp sono veramente stupendi, ragazzi, bellissime. Spero di riuscire poi a mettere insieme delle belle card, prendendo un po' spunto dai tutorial che fa sempre Marzia del canale Crudeli The Tube. Anzi, prendo l'occasione per salutarla. Ciao Marzia! Niente, questi sono altri acquisti arrivati da AliExpress, spero tanto che vi piacciono. A me piacciono tantissimo i clear stamp, le paillette a forma di cuore e a forma di bocca, anche queste qui, insomma tutto, se no non lo compravo. Spero tanto che i miei acquisti vi siano piaciuti, se è così mettete un bel pollice in su, continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!